Fai mettere sotto controllo il telefono del commendatore Lancetti. Va bene. Ci sono altre novità? Sì, hanno telefonato che deve andare lei alla dogana perché quel pacco è stato fermato. E perché è stato fermato? Dicono che è roba sospetta. Sospetto? E chi lo dice che è sospetto? L'ispettore di dogana Mastrillo. Pare che sia un pignolo. Accomodi. Accomodi. Grazie. Chi è, Carlini? Comandi, ispettore. Va bene, venga, Carlini. Dica. Annosi. Come? Annosi. Ah. Il profumo francese. E se non me ne accorgevo io, lei me lo faceva passare per bergamasco. Vuole dire forse bergamò? Bergamot, bergamasco, non stia a sottilizzare. Ispettore, sono bottigliette, se dovessimo mai aprire tutti i pacchi. Io non li apro tutti i pacchi, ne apro uno ogni tanto quando subdoro. A me nessuno mi fa fesso. Bene. Applichi la multa. Senz'altro, ispettore. E chi è questo signore? Lo sapete che non posso perdere tempo, mi fate venire gente, chi è? Ispettore, è il commissario Saracino. Permette, dottore. Mi scusi. Commissario Saracino. Tanto piacere. Molto lieto. Fortunato sono io. Io. Dottor Mastrillo, ispettore di dogana. Molto lieto. È successo qualche cosa che non va? Sì, c'è qualche cosa che non va. Mi avete fermato un pacco, non capisco perché. Chi si è permesso? Quel pacco della Svizzera, dottore. Sì. Ah. Sì. Dove va a prendere? Cosa aspetta? Subito, ispettore. Grazie, dottore. È suo, eh? Sì, grazie. Breve. Sì, breve perché veramente devo andare al commissariato. No, dicevo breve, mi compiaceva. Ah, bravo, ho capito breve, scusi. Prego, si accomodi. Grazie. Ecco fatto. Dottor Saracino. Ci avrebbe perché... Ah, no. La sedia, no, certo. No, grazie, una cosa via. Ecco fatto. Bene. Lei si fa arrivare i pacchi dalla Svizzera, eh? Bene. E fa il commissario. Perché un commissario è proibito farsi arrivare i pacchi dalla Svizzera. Altro che! Ecco, ispettore. Sì, queste meraviglie. Adesso ci facciamo quattro risate, eh? Ah, sì? Sì. Perché dal palco esce il pulcinello. No, è spiritoso. Lei sa leggere? Come sarebbe a dire? Lo dico, può leggere anche senza gli occhiali? Ma io leggo con gli occhiali, senza, comunque. Adesso si ride. Sì? Leggo, cosa c'è scritto qua sotto? Qualche barzelletta? Non faccio lo spirito. Ci si ride, venga. Cosa c'è scritto qua sopra? Ah, effetti personali usati. Bene, ci siamo. Caro commissario, lei mi insegna che effetti personali sono camici, cravatte, collette, mutande e pedaline. Dove sta tutta questa roba? Sì, ha ragione, ma... Vede, siccome... No, qui ci troviamo né più e né meno di fronte a scatolette chiose. Scatolette? Chiose. Non è possibile. Come non è possibile? Permette? Queste sono svizzere. Sì, ma sono chiose. Saranno chiose, ma io non vedo queste. Sono ermeticamente chiose. Ah, chiuse voleva dire. E dice chiose, scusi. Senta, non sottilizzi. Scatolette ermeticamente chiose. E va bene. Con una scritta in tedesco, mi capite? In tedesco. Contenente apparentemente medicinali. Ah, commissario, a me nessuno mi fa adesso. Ma caro cavaliere, commendatore, cos'è? Nessuno vuol farlo fesso, poi non c'è bisogno. Ecco, bravo. Lei già la... Lo sono, è questo che voleva dire. No, non mi sarei permesso, dico, lei già è così... Che cosa ne posso sapere io? Che questi medicinali non siano morfina, marijuana, cacaina? Cacaina? È la prima volta. E dove sta sta cacaina? Nella scatoletta. E chi l'ha fatta? Ah, in Svizzera. Uno svizzero ha fatto la cacaina? Ma lei voleva dire cocaina! Perché? Cosa ho detto? Ha detto cacaina. No, ho detto cacaina. No, ha detto cacaina, l'ho detto questo orecchio qua. Senta, che mi vuole insegnare a parlare l'italiano. No, per e carità, allora? per carità, è questione di lingua. Oh, Garibaldi che hai fatto. Cosa sta dicendo, dottore? No, parla con un amico mio che abitava a Caprera. Lo lasci stare, l'amico suo. Basta! Ispettore, e cosa si crede? Io sono un commissario, sa. Non sono mica un pinco pallino.